Mister, una sconfitta amara soprattutto per come è arrivato il primo gol dopo le occasioni create nei primi 20 minuti. Vabbè, sì, però sai, gli episodi fanno parte del gioco del calcio, quindi li dobbiamo accettare a malincuore e ci dispiace molto, però va bene. Altro ora non possiamo fare, se non fare dare un giudizio, rimboccarci le maniche e ripartire. Dopo l'uscita dal campo di Cristiano Doni la partita è cambiata, per quale motivo? Non lo so, dai, a noi Cristiano comunque ci alza molto il tasso qualitativo della squadra ed è un giocatore importante. Però sai, non credo che la partita sia cambiata lì, la partita è cambiata secondo me dopo che abbiamo preso gol, quel gol è un po' beffardo, una deviazione così, non siamo stati subito pronti a reagire, a parte che non è che mancava molto alla fine del primo tempo, e nel secondo tempo quando forse avremmo potuto produrre magari lo sforzo migliore siamo stati un po' beffati e danneggiati dall'espulsione. Due cambi che sono sembrati un po' strani, quello di Bascia subito nell'intervallo e quello nel secondo tempo con l'unico uomo di qualità sotto di un uomo tolto per Ferri Rapinto. Qualcuno ha rumoreggiato dalla tribuna, non so se vuole dire qualcosa. Non dico niente, le scelte le faccio io, i giocatori li alleno io settimanalmente, so quello che possono dare. Bascia è uscito perché dovevamo aumentare i palleggi in mezzo al campo, perché dovevamo rincorrere, quindi ci serviva molta più qualità. Bascia è un giocatore che ha altre caratteristiche. La partita la dovevamo rincorrere, quindi Carmona è un giocatore che ha più geometria, più qualità. Poi non ho capito qual è la domanda che mi hai fatto. Sì? Ma francamente eravamo in 10 contro 11, ragazzi, dobbiamo portare una partita fino al 90esimo. Ci servono due giocatori con gamba sugli esterni, non è che eravamo in pari da numerica, quindi è rimasto Pettinari insieme a Pinto perché sono due giocatori che hanno gamba, hanno spinta e hanno rispetto a Jack che ha sicuramente più qualità, ma c'ha meno tenuta nell'arco della partita. Se la partita riesce a pareggiare, poi devi anche contenere, perché comunque sei un in meno, è stata solo una scelta dettata da caratteristiche fisiche, è chiaro? No? La reazione nel finale, soprattutto delle due tribune, non della curva, non è stata molto benevola. Ci sono stati dei cori anche abbastanza pesanti nei suoi confronti. Si sente di dire qualcosa? No, niente. Va bene così. Cosa ha detto Tiribocchi dopo un'espulsione? Un giocatore così di esperienza fare un fallo di frustrazione? Dopo la partita sicuramente niente, perché non è il caso di parlare dopo la partita. Ne parleremo magari martedì, l'ho rivisto, il fallo era d'espulsione, non credo che lui volesse fare quel fallo, lui voleva andare in scivolata e cercare di intercettare la palla, però probabilmente ha preso poi slancio sull'erba e ha fatto un fallaccio, a gamba tesa l'espulsione dell'altra cosa era giusta, comunque ne riparleremo alla ripresa. Quell'intervento di Tiribocchi, un altro di Carmona che probabilmente è stato grattato in rosso, non è un'Atalanta un po' troppo nervosa? Visto, ricordando anche quello che è successo a... Su certi episodi, visto anche quello che è successo ad Empoli, non è la prima volta che arrivano falli, magari così... No, ma stai perdendo, devi recuperare palla, poi se non vai a aggredire dite ma è una squadra che non aggredisce, non pressa, è normale che quando presti stai perdendo 1-0, c'è nervosismo, vuoi metterla... Ci può stare che viene fuori un fallo più veemente di un altro, ma è dettato dal fatto che volevi recuperare. Ma quale nervosismo? Voi nervosismo non lo conoscete. Nervosismo è un'altra cosa. Ha utilizzato la motivazione di alcune scelte arbitrali, forse le piccole scelte A me l'arbitro non mi piace giudicare, non è stato decisivo, però il primo tempo troppo gioco, troppo spezzettato, tanti ammoniti, loro perdevano molto tempo, secondo me. Per cui, a mio avviso, ecco, quello forse non mi è piaciuto. L'ultima domanda, mister, un po' scomoda. 5 sconfitte su 17 partite non sono un po' tante per una squadra che vuole andare in Serie A senza troppi patemi? Senza troppi patemi. I patemi per andare in Serie A ci sono e ci saranno come c'erano all'inizio del campionato. Non è che mi sembra detto che la galoppata sarebbe stata semplice. Ci dispiace perché alcune sconfitte onestamente erano evitabilissime, però fanno parte del gioco, le dobbiamo accettare, rimboccarci le maniche e ripartire. Tutto qua, non c'è altra medicina. Grazie.